È giunto il momento di farvi ascoltare la conversazione di Ignazio Buttitta con Sergio Palumbo, tenutasi ad Aspra nel settembre dell'89, proprio nei giorni in cui il poeta viene festeggiato per il suo 90° compleanno. Qui sul suo tavolo di lavoro ci sono ben 3 macchine per scrivere. Scrive ancora? Batto anche a macchina perché non riesco a trovare uno che è capace di battere il siciliano. Ho 300 poesie inedite, diverse di tutte dal passato, nuove, recenti, attuali, di oggi, dalla vita di oggi, che è diversa. Sono da 2 versi, 3 versi, poi ci sono da 30 versi, 40 versi. Già ho gli editori che li vogliono pubblicare subito. Ci vuole, aspettano l'autorizzazione della Feltrinelli. C'è una poesia di 2 versi, bellissima, che dice: la gioia è calamita, pare dolce e leva la vita. Senti di avere perso un po' adesso la possibilità di fare i bei resi da lì in piazza, in mezzo alla gente, come una volta, come i vecchi cantastori, ancora? Sì, ancora le faccio affollatissime. Se non c'è folla io non posso aprire la bocca. Che fine farà il dialetto? Il dialetto e tutti i dialetti nel mondo sono poesia, non soltanto il dialetto siciliano, ma anche quello veneto, quello romano. I dialetti in questo momento vanno indietro, ma verrà un momento che si avanzeranno, sboccheranno. Così è stato in Russia, del resto, anche nel periodo staliniano. Stalin ha abolito il russo in tutte le province. I giornali si pubblicavano in armeno, in turco. Questo va a favore di Stalin, che io odio terribilmente perché gli italiani l'hanno accettato. La colpa non è del popolo, io l'amavo. Da Stalin, lo credevo umano e giusto, aveva una grande fotografia nel mio ufficio. Stalin nella piazza rossa di Mosca, con un bambino sulle braccia, e i carri armati che passano. Quando ho saputo chi era Stalin e che cosa aveva fatto Stalin, e come ero stato ingannato io per 20 anni, ho detto lo stalinismo è peggio del fascismo. Nella vita politica di oggi io ho buone speranze di apertura. C'è stata, c'è. E in Italia come si vive oggi, secondo lei? In Italia ancora non c'è libertà assoluta, nel sud c'è la mafia, anche nel nord. Però c'è buone speranze, speranze che le portano i giovani. Per i vecchi non c'è niente da fare, votano ancora mafia. Soffro e so che non c'è speranza. Non c'è speranza immediata. Il modo di fare cultura è cambiato rispetto agli anni del secondo dopoguerra. A quel tempo gli intellettuali sentivano il dovere morale di essere al servizio della società. Il poeta, lo scrittore, l'artista scendevano in piazza, lavoravano per le masse. L'intellettuale era più vicino al popolo. Ora l'intellettuale è distratto da tante cose, da tante preoccupazioni, anche di carattere economico. L'importante è non perdere la serenità, la tranquillità di giudicare e di vedere le cose. Questo è importante. Cosa pensa degli scrittori e degli editori siciliani? Se ce lo conosco da 40 anni. Andavo a trovarlo io a Recamuti, 40 anni fa. Ora c'è Vincenzo Contro, grandissimo, e continua a fare passi da gigante, pubblicherà altri libri, grandissimo scrittore. Però pazzo come Rizzotto. Che ricordo ha di Vannantò? Vannantò? Non ho un ricordo di che Vannantò sia stato un grande poeta siciliano. No. Vannantò non fece altro che copiare dal francese, ma di suo, veramente suo, non c'è niente. Ma siccome 20 anni fa non c'era nessun altro poeta, grande poeta siciliano, ce n'era uno, non lo conoscevo, non lo conosceva nessuno, era Scandurra, grande poeta siciliano, analfabeta, ma non lo conosceva nessuno. Così Vannantò si fece un nome. De Buttitta, personalmente, io posso dire che guardo il futuro, non il futuro di 10 secoli a venire, 20 secoli a venire. Arrivo a capire appena il futuro che avremo tra 10 anni, 15 anni, 15 anni, buono, poi non lo so, che cosa succederà non lo so.
Buttito, cosa pensa degli editori siciliani? Si parla tanto non solo degli scrittori siciliani, ma anche degli editori. L'editore siciliano è buono, quello di Caltanissetta. Lupani si chiama Pani, rimane forse ancora il suo libro più bello. Contiene la traduzione in italiano di Salvatore Quasimodo e illustrazioni di Guttuso. Che ricordo ha di Quasimodo e Guttuso? Salvatore Quasimodo, un grande poeta, certamente. Non un grandissimo poeta, ma un grande poeta. Il ricordo personale, che siamo andati in Russia e sull'aereo lui ha avuto un infarto. E l'aereo è sceso all'ospedale di Mosca, che è quanto un paese questo ospedale, cinto di mura e di verde. Poi c'è stato 10 giorni, dopo 10 giorni è uscito, una ragazza da Roma è partita e con questa ragazza sono andati a Leningrado. Senta, di Guttuso cosa ricordo? Eravate molto amici? Guttuso l'ho conosciuto, è mio compare, ha battezzato mio figlio, ha fatto una bruttissima morte. Ora non su, fa un monumento qua. Bagheria, un monumento che costa 8 miliardi, c'è miliardi di materiale, 5 miliardi di lavoro, pagata a manzo. Tra i suoi amici non siciliani ci sono Andrea Zanzotto, Edoardo De Filippo e Giannis Rizzos. Zanzotto vuol dire io lo conosco da 8 anni ed è vergognoso dirlo. In Italia lo conosce ogni 1000 persone, 1000 che amano la cultura, sono 1000 studiosi, è pazzo. Abbiamo fatto diverse recitali assieme. Tuo padre e lui piglia pillole. Tuo padre e lui continua a pigliare pillole. Distratto, come se parlasse con il vento, con l'aria, col cielo, col cielo. Lui distratto. Poi dopo 10 minuti che tu hai parlato, dici sì, ragione hai, per quello che hai detto, hai ragione qua. Lui capisce, già sentiva. Pigliava pillole, il momento di agitazione e già registrava. Non so. Con Rizzo sì. Io sono stato ad Atene un giorno, dalla mattina alla sera. Lui ha parlato continuamente della sua vita, che è eccezionale. Questa lettera me l'ha mandata lui dopo tempo, dopo qualche anno, perché dice finalmente qui ad Atene è venuto il mio traduttore e posso scriverti una lettera in italiano. Lui parlava e il traduttore scriveva in italiano, parla della poesia, della vita, della contraddizione della vita, delle ingiustizie e anche dell'amore. Di mio io ho potuto parlare poco, ma lui mi conosceva attraverso i miei libri. Io avevo pubblicato già 5 libri con la Feltrinelli, tradotti in greco, perciò lui mi conosceva bene. Edoardo De Filippo, ho visto una bella lettera, che ricordo di Edoardo. Oh, l'amicizia con Edoardo, grande come uomo, come poeta, ancora non è riconosciuto per il valore che aveva, no. Ancora non so che lo conosco. Buttita, lei si è sempre considerato ateo, la pensa ancora allo stesso modo? Sì, io sono ateo da che ero in linea, solo al fronte, ero ateo ma non riuscivo a liberarmi. Liberarsi dalla fede religiosa è una cosa così difficile, ragazzi, che non ve l'immaginate. Quando voi altri siete convinti che Dio non esiste, cercate di toglierlo, di levarvelo dal cervello, non ci riuscite. La vicinanza di Pierpaolo Pasolini mi ha liberato. C'era questa lotta interna, che io ero ateo, non riuscivo a liberare. Non c'era una volta che Pasolini non si presentava alla televisione per altri fatti che non c'entrasse l'ateismo, peccato. Cosa vuole fare per i suoi prossimi 90 anni? Per i prossimi 90 anni io continuo a scrivere tranquillamente e la morte non ci penso, mi fa impressione. Ecco, verrà la morte, sarà un giorno bellissimo, si avviene tranquillamente, perché ho goduto la vita e la vita non potevo goderla se non c'era la morte. È chiaro.